Bene, ciao brava gente, nell'ultimo video vi ho mostrato un pochettino come era fatto questo, che è il mio filacoltelli, però avevo detto anche che non mi piaceva il fatto di dover cambiare mano con la pietra e che avrei pensato a qualche soluzione. Bene, la soluzione è stata questa, un magnete infilato dentro il supporto per il coltello. C'è anche un chiodo qui, adesso durante il video vediamo poi a che cosa serve. Questo magnete è un magnete forte ovviamente, è il neodimio, lo metti qua e ha una presa sufficientemente forte da permetterti di affilare il coltello da una parte, ribaltarlo e andare avanti con l'affilatura. Allora, ci sarà una lieve differenza nei file che metto per la stampa perché ho pensato che adesso che è nuovo va bene, però quando affili i coltelli con un manico un po' più pesante tipo questo, sicuramente nel tempo diventerà che cerca di scalzarsi perché magari si consuma a mettere e togliere. Quindi nei file che metto per la stampa sarà presente un buco qua per infilare uno spinotto, tipo ad esempio come ho fatto con questo rivetto per regolare l'altezza. Qua ci sarà un altro rivetto o chiodo a vostra scelta che lo infili ed evita lo scalzarsi di questa base durante la filatura. Quindi il motivo del primo coltello era qua, questo non lo affilo però perché è già affilato. Poi magari diamo un colpetto a questo, però dopo. Io prima volevo anche farvi vedere il mio modo, la mia tecnica per affilare i coltelli, perché affilare un coltello è un po' come cucinare un buon piatto, ognuno ha le sue strade, il piatto viene buono lo stesso. Allora volevo farvi vedere la mia. Questa è una lama più larga, ma non abbastanza da uscire leggermente dalla plastica su tutte le sue zone. Quindi che cosa ho pensato di fare? Siccome non voglio restringere questa zona, perché voglio poter mollare coltelli anche più ampi, ad esempio in outdoor si usa molto, vedo che usano molto anche il Ganzo, il G720 mi pare, sia la sigla. Comunque quello bello, col manico arancione nel più dei casi, è una bella lama nano. Una bella lama alta. Volendo poter affilare anche coltelli così non mi va di restringere questa zona, quindi uso questo chiodo che fa da battuta. Cosa vuol dire? La parte larga della lama già andava bene, il chiodo fa sì che il filo della lama mi resta leggermente fuori durante la filatura, vedete? Poi come faccio io ad affilare un coltello? Allora, la mia situazione adesso è che sto partendo finalmente a poter affilare coltelli avendo una gradazione, perché prima li affilavo a mano, usavo un pezzo di pietra tipo questa rotto che me lo tenevo sempre dietro, era diciamo portato a una situazione di outdoor, era il backup, quel pezzettino poco ingombrante che ti porti dietro e ti serve per ravvivare il coltello. Ma in una situazione in cui ad esempio io sto preparando il coltello prima di uscire e voglio che sia affilato, lo faccio con dei gradi. Allora, io difficilmente questo mio attrezzino ricalcherà esattamente i gradi originali di un qualche coltello, e in realtà nessun attrezzino lo può fare. Allora cosa succede? Che quando affili per la prima volta un coltello, se lo fai a mano bene, se lo fai con un attrezzino che ti guida, devi rifare l'angolo. Cosa vuol dire? Che io prendo un coltello che è angolato così, ma il mio attrezzino fa così. Allora, in questo caso posso andare e affilare veramente poco, perché di sicuro lavorerò sulla punta. Ma se il mio coltello è affilato così e io lo voglio fare così, quello che devo fare è togliere tutta una zona di materiale qua. Quindi è inevitabile partire con una grana parecchio grossa, perché sennò diventi scemo, stai qua delle giornate. Quindi oggi ho messo a bagno le pietre e affiliamo insieme questo vecchio Opinel, con questo concetto qua alla base, nel senso che prima rifaccio l'angolo e poi vado a rifinirlo con la pietra un pochettino più di grana fine, e useremo tutti e due i lati di quella pietra lì, quindi prima daremo una specie di ulteriore sgrossata dalla parte con la grana grossa e poi faremo dall'altra parte. Quindi attrezzino del Moon versione 2, magnetic version. Quindi allora, all'inizio poi secondo me, io faccio così, non ha senso stare solo a spingere e poi dopo tiri indietro e di nuovo, è una perdita di tempo, devi coordinare. Adesso si tratta di togliere materiale, quindi
vedete che comunque un po' balla già questa cosa qui. Io adesso gli farò un foro per non stare a ristampare, però come dicevo nei file da stampare che metterò il link sotto il video, troverete il foro già fatto, dovete solo più infilare qualcosa di misura. Quindi lavoro un po' così. Questa pietra asporta parecchio. Quindi, da una parte ho fatto. Adesso tolgo il coltello, tolgo il chiodo. Spero che si veda. Ribalto la situazione, quindi il chiodo dalla parte che la lama si restringe. E voilà. È importante che la calamita sia un po' fortina, perché sennò il coltello ti scappa, tanto vale. Questa calamita qua non metto il link perché per adesso su Amazon l'ho vista intorno ai 20 euro. Io l'ho presa su Banggood a 5 euro, però in questo momento Banggood è un punto interrogativo che consegna o non consegna, ma basta una calamita. L'importante secondo me è che sia forte, gliela metti sotto e sai che ti fa sto lavoro qua. Quindi adesso più o meno la stessa quantità di materiale asportato dall'altra. Come faccio a sapere se sono simmetrico? Posso guardare quanto è largo il fianco che sto lavorando. Su questo coltello tra l'altro è facile perché la lama è scura, è molto invecchiata. Queste sono lame al carbonio, non è acciaio inox, quindi sono i primi Opinel. Adesso gli acciai inox che fa la Victorinox ad esempio sono, io li trovo bene in ugual modo. Quindi ora che faccio? Chiodo, stai qua. Il chiodo vuole venire con la lama. Adesso guardo visivamente se ho i fianchi larghi un po' uguali. Tra l'altro il fatto di avere la calamita qua, sto notando adesso che cosa succede? Che la polvere di limatura non se ne va a spasso. Quindi tu quando hai finito con un panno umido pulisci questo, o con un'altra calamita dentro un sacchetto glielo passi in modo da raccogliere la limatura e tu sei a posto. Quindi allora, ovviamente su lame sottili come il Victorinox i fianchi di molatura non si vedranno alti un millimetro o due, tre o cinque, saranno proprio bassi. Però facendo in questo sistema, qui ad esempio sento un ricciolo perché è inevitabile che giri il materiale una volta da una parte e una volta dall'altra. Allora, siccome sento che comunque sono già arrivato molto vicino al centro, cosa faccio? Adesso do ancora passate su e giù da una parte. Poi quando giro dall'altra do solo più passate a spinta, così non mi porto dietro questo ricciolo di materiale, lo tolgo già un po' e posso con l'altra pietra che è più sottile andare direttamente sul filo. Quindi adesso qua ancora asporto. Ora giro e darò solo più passate a spinta, come dicevo. Quindi. Ok. Ok. Adesso è arrivato il momento di cambiare la pietra. Tra l'altro questa calamita secondo me toglie anche la limatura di ferro d'acciaio dalla pietra e te la lascia molto più pulita. Difatti non so se è apprezzabile. Comunque la rimetto in acqua per il momento. Adesso è ora dell'altra pietra. Questa pietra qua purtroppo non so la grana da quant'è. Semplicemente posso fare che distinguere la parte più grossolana e cominciare da quella parte lì. Però vi posso assicurare che fa un buon filo. Quindi, adesso, di nuovo con lo stesso principio. Inizialmente posso anche fare su e giù, però alla fine mi voglio assicurare di togliere il materiale ricalcato. Questa operazione di solito la fai con la coramella, passando sul cuoio come i rasoi, che praticamente fai fare, cioè la bavettatura che tu hai da una parte, l'ultima che hai affilato, con la coramella gli fai fare così, 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 fino a quando si rompe e si stacca. Però quello è per fare il filo rasoio. A me il filo rasoio piace e non piace, perché è un filo molto tagliente, tutto quello che vuoi, però in un attimo non ce l'hai più.
e poi resti un po' a piedi. A me piace che il fianco del filo comunque sia un leggermentino un po' grezzo, in modo nel microscopico da dare un effetto sega. Trovo che dura molto di più. Oggi porteremo a rasoio, quindi uso i due lati della pietra e cercheremo di fare un filo liscio che taglia i peli. Adesso giriamo il coltello, coltello e chiodo. Sentite però dal rumore, quelli più pratici se ne accorgeranno. Io metto e tolgo il coltello, però con la storia che c'è la calamita che lo tiene adiacente, ripete bene l'angolo. E la pietra morde sempre. Ha cominciato a mordere da subito perché arrivavo già da una sgrossatura fatta con un angolo che va bene. Beh, adesso valutiamo la situazione. Qua il chiodo sembra che vuole venire di più con la lama che stare lì. Credo che cominciamo ad essere sulla strada buona. Beh. Allora, si impunta da qualche parte, ma non voglio esagerare perché sarebbe sprecare la lama. Questa lama è abbastanza martoriata, quindi non riuscirò oggi ad ottenere un filo continuo, bello liscio da in punta al fondo. Dovrei togliere via un millimetro di lama, ma perché sprecarlo? Io i coltelli mi piacciono, poi vi mostrerò anche la mia piccola collezione, magari in un video dei prossimi. Comunque, tolto dove in punta, direi che ci siamo già abbastanza. Cosa posso fare adesso? Io so a tavolino che i peli ancora non li taglia, perché questa pietra l'ho già usata altre volte. Ho detto che saremmo arrivati a tagliare i peli e andiamo a tagliare i peli. Adesso io cosa potrei fare? Potrei semplicemente ribaltare così. Però non ho ancora provato, vediamo se la corsa ci passa. Brava gente, scusatemi, devo fare una piccola precisazione. Allora, adesso vedete che io inverto la pietra quando vado ad affilare. Questo l'ho potuto fare perché io ho disegnato questo attrezzino per una pietra spessa 20 mm, cioè questa. Quindi l'asse di questa stecca, che è quella che guida, l'ho messa in corrispondenza del centro pietra. Quindi se io ribalto, dal punto di vista del movimento guidato, non cambia niente. Se io avessi una pietra più sottile, ad esempio, come questa, non posso già più farlo. Perché? Perché io la blocco. Il centro della pietra non corrisponde con il centro dell'astra che guida, quindi succede che se io guido così, se io affilo così, ho un angolo, se lo faccio dall'altra parte ho un angolo diverso, di poco ma diverso. Allora, i metalli sono duri, le pietre sono dure, è importante che durante la filatura e i vari passaggi le due superfici del metallo e della pietra siano parallele, perché altrimenti io o lavoro sulla punta o tallono. Quindi nel video io sapevo di poterlo fare, purtroppo non l'ho detto. Sappiate che se vi stampate questo attrezzino e usate pietre spesse 20 mm potete ribaltare senza problemi. Diversamente è meglio sbloccare la pietra, girarla e continuare ad usare l'attrezzino sempre nella stessa direzione. Se avete cominciato così, continuate così. Se avete cominciato così, continuate così. Ma sì, quindi non serve neanche sbloccare la pietra, basta girarla sotto sopra. Allora, qua, sempre solo col peso della pietra, io non sto spingendo, non sto facendo niente di particolare. Il trucco è stato cominciare con una grana molto grossa che ha dato subito l'inclinazione adatta. E poi il fatto che ogni passata è efficiente al massimo, perché
ricopio esattamente l'angolo di prima, quindi vado a lavorare in modo efficiente, non ho della superficie sprecata o non affilata. Ecco, ho girato anche. Adesso faccio ancora una passata così, vai e vieni, dopodiché stacco il coltello, valuto queste bavettine e vediamo un po' di fare il filo finito. Male che vada, uso la coramella, quella che abbiamo tutti in dotazione, che è la mano. Sentite, ho ribaltato, però di nuovo sta lavorando perfettamente. Morde. Ovviamente non si sente un grattare come con la prima pietra, perché tutto va in funzione della grama. Però morde. Sono davvero contento. Guardate ragazzi, chi è che ha una stampante 3D e vuole provarlo, secondo me questo sistema qua è valido. Poi fate voi, esistono un sacco di affilatori in giro. Io, così per me, perché ho un canale YouTube, perché sono un pacioccone, me lo sono voluto disegnare e fare a modo mio. Però ne sto rimanendo soddisfatto. Considerate che, a parte il materiale di consumo, qua, come stampa, non è che c'è molto di materiale. Dipende molto dal riempimento che usate. Io ho usato un 20% di riempimento dappertutto, tranne che qua, che ho usato il 40%. Allora, diamo una pucciata ancora. Ah, avevo detto che avrei valutato le bavettine. Quindi, per valutare una bavettina vai a tirare. Dove senti che c'è il bordo rivoltato, puoi anche farlo sull'unghia. Tipo qua non la sento. No, ma qua sembra che non ci sono. Probabilmente quella grana lì è così piccola che su un acciaio così duro quel difetto non lo porta, o lo porta infinitesimale. Bene, questo è l'ultimo lato, poi proviamo a tagliare un po' di peli. Allora, rimettiamo di nuovo in acqua. Bene, vediamo un po'. Allora, la carta dovrebbe tagliarla meglio ancora, quindi dovrei sentire. Difatti è un taglio proprio, l'impuntamento c'è per il motivo che vi ho detto. Adesso non so se sarà apprezzabile, però cazzo, sono rasato, eh. Allora vediamo, dita pulite, sono caduti, ne ho anche un po' pochi comunque. Ecco, vedete, si sono ammucchiati qua. Bene, questo è un filo rasoio, che come dico, però lascia il tempo che trova, perché sì, è bello poterlo fare. Diciamo che il potenziale di poter fare un filo così mi piace averlo, però io magari mi fermo alla grana grossa della seconda pietra nelle mie affilate normali. Bene, che altro dire? Grazie che avete visto questo video. Se volete iscrivetevi, perché questo canale per adesso ho parlato più che altro di droni, ma stiamo cominciando ad aggiungere un po' di argomenti, quindi l'outdoor è una cosa che mi piace un sacco, farò di sicuro dei video di outdoor e proprio su questo tema cominciamo magari dai coltelli, che è una mia passione. Vi mostro questo, non so fino a quanto sarà apprezzabile, poi magari metto una fotografia. Questo è il primo Victorinox che ho avuto, il più massacrato. Le guanciotte le ho stampate io, ci ho scritto cose da Moon sopra, così per vezzo. Questo Opinel adesso andiamo avanti con il restauro, cercando di dargli un pochettino più di libertà in apertura e chiusura. Gli metterò una goccettina di olio di oliva, perché diminuisce l'attrito e comunque fa spanciare un po' il legno, quindi non è come l'acqua che fa spanciare il legno e basta, diminuisce anche un po' l'attrito, e poi perché il legno secondo me non fa male. Però se avete idee migliori ditemele, perché io per adesso a breve non lo faccio ancora, ma lo voglio tirare però a lucido questo coltello qua. È un ricordo di mio nonno, ci tengo. Ciao brava gente. Un momento. L'altro spoiler bello da fare è questa pila, ragazzi. Questa pila qua è il prossimo video dopo questo. Non so se vi siete resi conto della potenza. Questa ci faccio un video apposta, che sarà quello dopo questo.
Ciao ragazzi.